questo nuovo video tutorial parleremo un po' della gestione della stampa. Innanzitutto vediamo la gestione progetto, quindi la nostra planimetria è stata creata correttamente e possiamo quindi navigare con le schede le varie viste di progetto. All'interno della vista di progetto, quindi abbiamo la struttura ad albero di tutti gli elementi inseriti, non ci resta che procedere quindi a quello che è la gestione di stampa. Una cosa importante è quando vado a creare nelle proprietà della vista, vado a settare quelle che sono le unità di misura in metri, ci dobbiamo ricordare ovviamente di settarlo anche per la gestione di stampa. Qua metto il livello di dettaglio in modo che vado a visualizzare meglio i dettagli in grafica e procediamo quindi dal menu Home, Mostra Layout. Mostra Layout, quindi se faccio zoom estensione vediamo che il nostro layout è posizionato come riquadro lontano dal nostro disegno. Quindi quello che vado a fare, selezioniamo col tasto sinistro del mouse e mi vado a posizionare in prossimità del mio disegno. Poi andiamo nell'impostazione di stampa. Nell'impostazione di stampa ovviamente possiamo scegliere il tipo di stampante da utilizzare e in base alla stampante creata io posso scegliere i vari formati di inserimento. Scegliamo una 0 orizzontale, va bene. La scala di disegno andiamo a settare, per esempio, scala 1 a 200 e unità di misura del disegno. Scegliamo appunto unità in metri. Possiamo selezionare quindi se fare in bianco e nero, quindi scegliere o stampare a colora. Posso vedere appunto se stampare immagini nella stampa. Qua possiamo se selezionare quelli che sono i margini a sinistra, a destra, in alto e in basso e l'orientamento l'abbiamo visto prima. In automatico vedete si è adattato quello che è il layout e quindi sono andato ovviamente a definire quello che è la stampa, il layout della stampa. Possiamo ulteriormente andare a scegliere un formato A4, vediamo un po' in scala 1 a 100, vediamo le dimensioni. Ecco per avere un altro esempio, e quindi in automatico ci troviamo a definire quello che è la nostra cornice di stampa. Ovviamente tutto quello che è contenuto all'interno della cornice sarà stampato. Posso fare ovviamente nelle impostazioni anche un formato personalizzato, questo dipende se ho nelle proprietà della stampante la possibilità di settare un layout di stampa personalizzato. E quindi all'avvio di Arcade lo troveremo disponibile all'interno dei formati dimensioni personalizzate. Inoltre possiamo quindi andiamo un attimo ad adattare ulteriormente quello che è la mia scala di visualizzazione. Eccolo qui, scala 1 a 200. Automaticamente ho centrato quello che è il contenuto delle viste. Poi ovviamente io le viste di ogni singolo progetto le posso tranquillamente andare a selezionare con gli assi della vista e spostare il mio progetto in modo da arricchire quello che è il layout in modo da poterlo adattare meglio a ogni singola vista all'interno della cornice, quindi aggiungere le viste di sezioni e quant'altro, tutto quello che mi interessa nella stampa. Ho la possibilità anche di definire quelle che sono all'interno anche delle griglie di... Andiamo a vedere un attimo. Quindi posso inserire dal menu CAD anche quelli che sono dei cartigli già predefiniti, oppure andare ovviamente anche a fare del disegno praticamente personalizzato scegliendo numero di righe e colonne in modo da abbellire quello che è la mia stampa. Posso andare anche nel menu Vista Oggetti 3D e qui ci sono anche delle librerie per quanto riguarda la tabellare per poter inserire poi delle tabelle specifiche di inserimento dei dati. Fatto questo, procediamo poi dal menu Home a fare anteprima di stampa. Nell'anteprima di stampa avremo la possibilità quindi di andare a visualizzare quello che è il contenuto. Ovviamente sono anche attivi gli spessori, quindi andiamo a visualizzare quelli che sono gli spessori di disegno. Se non vanno bene, io posso gestire gli spessori ovviamente di ogni singolo elemento, andare quindi a definire quelli che sono i parametri di linea, spessore generale, colore di ogni singolo elemento, in modo da poterlo poi visualizzare meglio quello che è nella stampa.